Ben ritrovati a tutti qui su Emilia Romagna Meteo da Andrea Raggini. Continuano le nevicate, proprio vere e proprie bufere di neve stanno letteralmente paralizzando tutta la nostra regione, soprattutto in Romagna, dove le temperature... Ah, scusate, ho sbagliato copione, stavo leggendo le previsioni dell'11 febbraio 2012, ma in realtà ci troviamo nel 2024, quindi andiamo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni. Dopo una perturbazione che ha relegato precipitazioni soprattutto sull'Appennino emiliano, con pioggia però fino a quote alte, pensate che è nevicato nelle ultime ore solamente sopra i 1500-1800 metri, la situazione nella giornata di domenica 11 febbraio vedrà cieli coperti quasi su tutta l'Emilia, qualche schiarita si vedrà in Emilia, in Romagna, ma seppur intervallata qualche goccia di pioggia, specialmente sull'Appennino. Cieli più grigi in Emilia con qualche precipitazione, residua precipitazione che colpirà tra la mattina e il pomeriggio prettamente le aree a ridosso delle colline dell'Emilia, precipitazioni comunque sparse per lo più deboli. Quota neve che tenderà a scendere leggermente, potrebbe nevicare anche sotto i 1500 metri di quota, ma nevicate per lo più deboli. Ventilazione ancora sostenuta, mare mosso, temperature ancora molto miti, valori massimi che oscilleranno quasi ovunque tra 12 e 16 gradi della Romagna. Cosa succederà invece ad inizio settimana? La situazione vedrà ancora instabilità nella prima parte della giornata di lunedì, specialmente tra l'Emilia orientale e la Romagna, qui con le ultime precipitazioni e gli ultimi fiocchi di neve intorno ai 1200-1500 metri di quota. Poi le schiarite avanzeranno da ovest verso est, quindi il sole si rivedrà a partire dal Piacentino Parmense. Temperature che non subiranno grandi variazioni di rilievo, scenderanno leggermente in Appennino, ma i valori minimi saranno sempre compresi tra 8 e 12 gradi e quelli massimi generalmente tra 12 e 15 gradi. Un vero e proprio miglioramento arriverà nella giornata di martedì, quando le schiarite appariranno ampie su tutto il nostro territorio regionale con gli ultimi addensamenti su bassa Romagna. In questo frangente temperature minime in calo, anche vicino allo zero nelle aree di campagna sull'Emilia centro-occidentale, valori massimi che ancora una volta saranno miti e generalmente compresi tra 12 e più 16-17 gradi. Quindi questa perturbazione in atto in queste ore in Emilia Romagna tenderà a scemare tra domenica e soprattutto lunedì mattina, per poi vedere il ritorno del sole entro martedì su tutta la nostra regione. Per ulteriori dettagli ci rivediamo al prossimo appuntamento. Buon weekend e buon inizio settimana da Andrea Raggini.